La bocchetta di Remà in realtà è un ampio valico che permette il passaggio dalla valle aperta percorsa dal torrente Giulis, affluente del fiume Chiese, con la Val di Daone. Appare evidente sul versante verso la Val di Daone, subito sotto di noi, il lago di Casinei della Nuova, le cui acque, poco dopo essere uscite dal lago, scompaiono in una grotta, denominata Grotta di Aladino. Vediamo il gruppo da Mellino da immagini di repertorio. La giornata è afosa e la foschia copre in lontananza. Appare ancora ben intuibile su tutto il tratto del punto di valico, scavata nel bianco calcareo che ha subito un certo metamorfismo, essendo in una zona di transizione con le rocce del Plutone e dell'Adamello, costituito da rocce intrusivo cristalline che, essendo vulcaniche, con il loro calore hanno modificato il calcareo. Bastano pochi metri in direzione del Monte Brufione, le rocce cambiano ed, essendo la tonalite difficile da scavare, la serie di trinceramenti sono costituiti da muri a secco in elevazione. Sullo sfondo vediamo i grapper della Nuova, un accesso alla trincea in mezzo ai rododendri ormai sfioriti ed i sassi in tonalite colonizzati dal lichene geografico. Di fianco un piazzaletto per postazione di artiglieria posizionata in barbetta. Non individuiamo la presenza di resti significativi che ci facciano intuire l'esistenza di barraccamenti, mentre è sempre più visibile lo sbarramento in sassi. La bocca di Remà era collegata tramite strada militare costruita dall'esercito italiano nei primi mesi di guerra con la sella di Bondolo, con la piana di Bosco, dove si trovava un villaggio militare, e con una diramazione che giungeva al passo Brufione, allora confine di Stato, scendeva alla piana del Gaver, nella valle del Caffaro, tramite la valle del Brufione. Gli italiani si impegnarono nella costruzione di strade, mentre gli austriaci si avvalevano prevalentemente di teleferiche. Qui vediamo ancora traccia della strada che giungeva a ridosso della trincea. Gli austriaci avevano predisposto una fitta rete di teleferiche che giungevano sino ai punti più significativi della linea difensiva delle Giudicarie. Una in particolare molto grossa partiva da Trento e giungeva a Bondo tramite diverse stazioni, dove era ubicato il comando austro-ungarico. Funzionava 24 ore su 24 con qualsiasi tempo. Truppe italiane si attestarono su tutta la dorsale della destra della Val di Daone e della Val di Fumo. La prima linea italiana era in posizione sfavorevole su quasi tutto il fronte. Essendo gli austriaci in posizione elevate e quelle italiane troppo ridosso del nemico. Sulla diramazione che volge a nord-est della cresta del Monte Remà intuiamo che ci sono delle opere belliche. Andiamo a curiosare. Nella trincea scavata in circolo alla sommità si trova un'apertura che ha un'ampia visuale sul monte Lavanec, con dietro il caposaldo austro-ungarico del Dosso dei Morti e sotto la valle del torrente Ribor che scende in Val di Daone e all'inizio di questa il paese di Praso. Al culmine della cresta una postazione circolare con supporto centrale in legno. Tale configurazione era adottata per postazioni di mitragliatrice anche con funzioni antiaerea. Da questa posizione si ha un ampio controllo sul catino che contiene le acque del lago Casinei, ma anche sulla valle che tramite il canale della Nuova scende in Val di Daone. A pochi metri, posizionata al controllo del dipluvio opposto, altra postazione con la stessa configurazione. Questa è posta al controllo della valle ai piedi del Monte Lavanec, percorsa dal torrente Ribor, già menzionata precedentemente.
In direzione ovest, con della foschia, le creste di confine ora Trentino-Lombardia, che portano prima al Monte Boia, al Monte Brufione e ai Grapperi della Nuova. E per concludere, un complessivo ravvicinato della Bocca di Remate.